Allora ragazzi, bentornati su RetroPlay, questa volta giochiamo a Rick Dangerous della Firebird. Vi avevo già annunciato che avremmo giocato a questo fantastico gioco per Commodore 64, esiste anche in versione Amiga e Atari ST, forse anche su PC ma non sono sicuro. Come abbiamo visto è il gioco della Core Design, che sono gli stessi che anni dopo avrebbero fatto Tomb Raider con Lara Croft, Tomb Raider come dicono tutti, Tomb Raider con Lara Croft. E infatti questo qui è un gioco che fa un po' capire che loro andavano in quella direzione lì. Perché infatti se Tomb Raider è, se Lara Croft è Indiana Jones in versione donna, Indiana Jones al femminile, Rick Dangerous è un Indiana Jones in miniatura. Lo vediamo quanto è piccolino col nasone, eccolo qui. E andiamo a partire con il gioco, ragazzi. Andiamo a partire con il gioco. Allora, Rick Dangerous si schianta nell'Amazzonia. Oh, attenzione, qui c'è il masso che ci insegue come nel primo film di Indiana Jones. Dobbiamo scappare dal masso. Eccolo qui che ci insegue. Scappa, scappa, scappa. Scappa, salta, salta, scappa. Abbiamo visto il masso è andato a uccidere l'indigeno. Allora, in questo primo livello siamo in Amazzonia. Siamo in un tempio, non lo so, del Centro America, alla fine. E in pratica vediamo il nostro esploratore che somiglia un po' a Indiana Jones in miniatura. Eccolo qua. E deve attraversare questo tempio che però è pieno pieno di trappole e nemici. Allora, se noi premiamo il bottone più su, spariamo un proiettile in testa al nostro amico. Come vediamo però abbiamo solo 6 proiettili. Ah, quello è un idolo che va preso, che sono punti. Ma scendiamo giù per la scaletta. Attenzione che qui c'è un altro. Possiamo anche evitare di usare i proiettili, bisogna cercare di risparmiarli. Infatti andiamo giù, giù. No, porca vacca. Speriamo a questo, andiamo giù così. Andiamo poi saltare. Ecco, sono riuscito a scendere senza usare il proiettile, quindi ho risparmiato un proiettile, che fa sempre bene. Qua la stessa cosa, se uno è veloce può risparmiare il proiettile, però vediamo che è più difficile perché sta proprio vicino 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 alla scala. E poi sotto c'è uno di quei faccioni attaccati ai muri che sparano le frecce. Ma ragazzi, noi, aspetta, vediamo un po' come si faceva, se mi ricordo. Dobbiamo trovare il modo di non farci, perché se io vado giù, ma adesso quello mi spara una freccia nel culo. Ecco, sono riuscito, ok. Qua, attenzione, andiamo giù così, senza farci colpire, perfetto. Allora, qua sotto, se non erro, c'era un'altra trappolona. E infatti, sì, proprio nel culo, me le sono beccate. Infatti, questo gioco è molto trial and error, nel senso che ti devi andare a ricordare dove sono messe le varie trappolone per poi evitarle, ovviamente, no? Quindi un po' ci muori in questo gioco perché, diciamo, ci sarà chi dirà era il Dark Souls dell'epoca. No, in realtà no. Perché Dark Souls è più un gioco con elementi RPG, gioco di ruolo, invece questo non ce n'ha, è solo un platform trial and error. Cioè, giochi trial and error esistono da una vita, ragazzi. Non è che mo tutti i giochi trial and error sono Dark Souls, ma allora pure Another World, pure Prince of Persia, invece no. Poi quasi nell'epoca non dico che quasi tutti i giochi erano trial and error, però diciamo che conoscere in anticipo quello che ti aspettava nel gioco era ti dava un grosso vantaggio nel gioco. In alcuni giochi come questo è fondamentale sapere cosa c'era. Allora, vediamo, qua ci sono 3 nemici che vediamo vanno giù uno alla volta e ti rendono impossibile andare a prendere quell'idolo se tu lo vuoi prendere. Se indietro non possiamo, sì, possiamo tornare indietro anche, quindi volendo uno può fare così, il primo lo butto giù, il secondo lo butto giù di qua, così ne ho solo uno che rompe le scatole e al prezzo di 2 proiettili sono riuscito a prendere l'idolo. Allora ragazzi, lì c'è una cassa di munizioni. Adesso abbiamo distrutto, abbiamo usato l'ultimo proiettile, adesso con la cassa riprendiamo i proiettili. Possiamo riprendere anche tutte le cariche di dinamite, vediamo lì a destra, sono quelle rosse in alto a destra. Che praticamente possono essere usate le cariche di dinamite per. Ah, come lo ricordavo sta trappola, infatti ho fatto bene. No, ma che è scomparso? No, questo è un bug di emulazione, ragazzi. No, era una trappola. Era una trappola. Allora, non ricordo male, forse può esplodere la cassa di. Sì, esplode, se gli spari esplode. E quella è una fregatura perché così non puoi prendere più i proiettili. Abbiamo sparato alla cassa di
proiettili e dinamite ed esplosa, giustamente. Allora, qui dobbiamo stare attenti a non andare lì, dove c'era un idolo finto. Attenzione, qui c'è il pipistrello, che sparandogli abbiamo visto il pipistrello va giù e abbiamo sentito un rumore. Quel rumore era l'urlo di uno dei nemici che è morto perché il pipistrello è andato a uccidere. Porca vacca. Oh, è difficile questo pezzo, eh? La come ho detto già nel gameplay di Tomb Raider poco tempo fa, in pratica Rick Dangerous, oltre ad essere una parodia di Indiana Jones, è anche un gioco. Come si sono attenti perché se vado su queste cascano. Oh! Ma ha preso pieno proprio. Trappoloni proprio da tutte le parti. Oltre ad essere un parodia di Indiana Jones, è anche un gioco molto ragionato, un puzzle platform trial and error l'ho chiamato, perché è un gioco a piattaforme, come vedete, però anche puzzle, perché ci sono tipo degli enigmi, una specie di enigmi. Qua mi butto giù direttamente, quello casca giù, io mi prendo l'idolo. Oh ragazzi, ce l'ho fatta quasi. Ah, qua aspetta, qua dobbiamo metterci la dinamite. No, che è successo? Perché mi si è bloccato il personaggio? Allora, tengo premuto il bottone, premo giù e lui mette la dinamite. Perché con un bottone più giù metti la dinamite, con un bottone più su spari il proiettile, insomma. Qua dobbiamo mettere. Ah là, questi qui sono dei. Se non ricordo male, queste sono delle rocce che però se tu le tocchi ti ammazzano, non so perché. Non chiedetemelo, se queste le tocchi forse perché sono appuntite, non lo so, se le tocchi ti ammazzano, quindi bisogna stare attenti. Allora c'è un altro idolo, però noi non lo prendiamo, io non lo prendo quell'idolo lì perché devo sprecare due proiettili per prendere l'idolo, proprio non ho sprecare due proiettili. Quindi riandiamo su. Riandiamo su. Comunque potremmo dire, ragazzi, che questo gioco. Lì c'è una scala nascosta, la vedete nel muro, adesso la userò. Eccola. E ho preso un altro idolo. Allora potremmo dire che questo gioco qui è un po' il papà di Lara Croft, è un po' il papà di. Ai ai ai. È il progenitore di Tomb Raider, Quindi potremmo anche dire che il papà di Lara. Ma aspettiamo che torna su e mi butto giù. Ok. Attenzione, allora, qui devo sparare sto stronzo. Allora, lì c'è una cassa, però c'è impressione che lì ci sia una trappola, perché vedete ci sono degli spuntoni sopra, quegli spuntoni stanno anche sotto, quindi se vado troppo avanti, ecco, mi ammazza. Per fortuna sono andato poco avanti e mi ha ridato un sacco di dinamite, che però non mi serviva tanto perché me ne mancavano solo un paio, due o tre me ne mancavano. Ora questo. Spara, spara. Ok, come avete visto c'era uno che andava più avanti e uno che si fermava. Ho dovuto aspettare che passava quello che andava più avanti. Andiamo giù, giù, giù. Oh, non spara la freccia, quello è finto, eh? Allora. Dinamite e olè. Ah, dicevo, questo qua è un po' il progenitore di Lara Croft. Questa credo sia l'ultima stanza del livello. Vediamo un po'. Se non ricordo male, questi paletti che stanno messi lì in mezzo, se tu li tocchi, fai. Ah, ho sbagliato. Se tu li tocchi, fai muovere sta cosa. Ecco, adesso dobbiamo usarla per andare su. No, devo andare di qua. E adesso devo uscire prima che si risposta. Corri, corri, risposta. Sì. E ce l'abbiamo fatta a superare il primo mondo di gioco, ragazzi. Oh, incredibile, ragazzi, sono riuscito a superare il primo livello di gioco dopo una decina d'anni minimo che non ci giocavo. Saranno 15 anni che non ci gioco, se non 20. Allora, se devi andare, Rick, devi andare alle piramidi su richiesta del Museo di Londra. Deve recuperare il gioiello di Ankel, che è stato rubato da dei fanatici che minacciano di distruggerlo se non viene pagato un riscatto. Rick può salvare il gioiello o alla fine risulterà solo con un'anca rotta, che poi anche a gioco di parole, perché ricordo che l'ankh è la croce egizia, il simbolo della vita, simbolo della risurrezione, della vita, tutte queste cose qua. E quindi invece Ankel sarebbe l'anca, con un'anca rotta invece che con un'anca alla fine. Allora, qui come vediamo è simile, funziona in maniera simile perché anche qui ci sono. Oh, attenzione! Andiamo su qua. Ah, lì c'è un faraone, però ragazzi, se ci andiamo c'è uno spuntone che ci ammazza, quindi mi conviene andare per di qua. Perché come nel. Vedete
vedete, c'è lo spunto, se io salivo sulle scale, quello mi si ficcava in testa e mi ammazzava. Quindi attenzione, qui anche ci saranno le frecce. Vai, vai, corri, corri, corri. No, c'era il trappolone. Game over. Allora, ragazzi, abbiamo finito con Rick Dangerous. Gioco veramente bellissimo. Questo ne è stato fa fatto anche un sequel, Rick Dangerous 2. Ricordiamo che questo gioco qui è un po' il progenitore di Lara Croft di Tomb Raider. Infatti, quando Lara dice che suo padre era riccone, eccetera, eccetera, che lei è annoiata, in realtà, secondo me, suo padre non era ricco, semplicemente un riccone inglese. Era proprio Rick Dangerous, che il cognome, non sappiamo il vero cognome di Rick Dangerous, magari il vero nome di Rick Dangerous è Rick Croft, che ne sai, che ne sapete. E allora, adesso andiamo a vedere la copertina del gioco, ragazzi, eccola qui, molto carina. L'avventura parte qui dalla Firebird Rick Dangerous. Come vediamo, la copertina è proprio in stile Indiana Jones, molto bella. Noi ci vediamo al prossimo episodio di Retroplay. Ciao ragazzi, alla prossima!